perché i giovani sono gagliardi. Un applauso ai giovani, ai giovani, e io sono venuto qua e poi dopo Renato Zero a me mi piange il cuore, piange. Poi è pure bravo, gli assomiglia perfettamente, gli assomiglia. Da qua e qua è Renato, da qua e qua è proprio Zero, lo posso assicurare. Finalmente il mio richiamo ha funzionato, cari amici. Oggi per la rubrica Saranno Fannimosi abbiamo un comico. Wow, buonasera a tutti. Buonasera, Romoletto, buongiorno. Romoletto. Oh, mamma mia. Romoletto. Oh. Ma che te devi? Ma che è Romoletto? Ancora manco mi sono vestito, già mi chiami Romoletto. C'è ragione, perché ho visto la performance. Vabbè, dai. Insomma, diciamo chi è allora, Serena, a sto punto. Oh, Augusto Cottini, un grande comico. Di più. Devi sparare di più. Un comico superlativo. Superlativo, super dotato, specialmente nei capelli. Guardate che riga nel mezzo che c'ho. Tutto, no, Com'è nato questo Romoletto? L'hai inventato tu? Allora, Romoletto è un personaggio che è nato in un programma dove io personalmente lui? Sono partecipe come cast fisso ormai da 4 anni a Occhio alla Spesa con il grande Alessandro Di Pietro. Su Rai 1, siamo precisi. Uno, E TV vanno fatte tutte, dalla più bassa alla più alta, non c'è problema. Serena. Ma vedi. E che cosa fai lì? Allora, io praticamente a Occhio alla Spesa interpreto il prodotto. Il vero prodotto di giornata che il dottor Di Pietro presenta agli amici telespettatori è interpretato, quando è maschio, da me. Ah, quindi Augusto, se io dico... Cottini fa il prodotto, tipo pure quando ti tocca fa Erfinocchio, tocca farlo. Però non è maschio. Eh? Non è maschio, cioè. È maschio, è maschio, è comunque maschio, il Finocchio comunque sia. E l'ultimo prodotto che hai fatto qual è? E l'ultimo prodotto che ho fatto, guarda, adesso mi sfugge, ho fatto il tè, ho fatto... E com'è poi... com'è che non l'ho fatto? Ho fatto la bustina di tè, la bustina di tè ho fatto. Se il prodotto magari scende giù e diventa a Napoli, cioè a Napoli ragazzi c'è certe cose vanno fatte con attenzione, no? Lo dici a me che sono napoletana. Questa è napoletana verace, questa è proprio nata nei quartieri spagnoli, olè! Insomma vicino, non proprio vicino, quartieri vicino, spagnoli. Vabbè, comunque vedi Napoli e poi muori, io guardo lei ancora, sto tanto bene, sto... Se poi ti mettono girato verso l'ignoto e con quelle mani che sembrano tubatini ti cominciano a far così nella schiena, pum pum, dai amore! Fai routine, amore, pum pum, e te che ti viene di cuore gli fai, oh, bravo il mio amore, ha fatto il routine, prova a farla adesso a tavola mentre stai a mangiare per vedere che ti dico, maleducato, chi te l'ha insegnato, come mi ha insegnato, mi ha rotto la schiena per 2 anni, prima andava bene, non va più bene, fate un applauso così, bravi, mi piace quando le cose sono spontanee. Com'è nata questa tua comicità da piccolo? Allora, la mia storia è una storia particolare, perché se ti dico io che lavoro facevo prima, te ti metti a ridere, perché io nella realtà facevo il parrucchiere. Ora mo non riuscivo più a vendere una fiala anticaduta, non so il perché, però è successo tutto così, che 15 anni fa ho iniziato raccontando le semplici barzellette da bar agli amici, al paese, e mi è presa sta fissa, voglio partecipare alla Sai L'Ultima, e partecipò alla Sai L'Ultima nel 2000, sì, con il grande Gigi Sabbani. Un affettuoso bacio. Insieme a lui ho fatto la Sai L'Ultima, dove ho vinto una puntata e quell'anno ho partecipato per ben 3 puntate, essendo stato ripescato, arrivato secondo, battuto da un napoletano. Ma i napoletani sono forti, sono che gli devi dire? E ho vinto pure la puntata mia. Poi abbiamo fatto la finale. Ma Trange contavo questo ripesco? Oh no, 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 cioè, ho vinto. Beh, ho vinto e poi ogni anno, praticamente per 3 anni consecutivi, dal 2000 al 2003, partecipavo alla Sai L'Ultima come in una puntata come ospite barzellettiere storico. Ma però ce la dici una barzelletta veloce, dai. Parliamo delle barzellette, dai. Una dice, mamma, che bella pelliccia che c'hai, che regalata. Papà dice, sì, se era per tuo padre non ci rimanco tu, amore. Ma poi 40 anni ce l'ho messi per capire non tanto la Barbie, ma Big Jim. C'era Big Jim prima, era l'amico della Barbie. Poi si è separata, è andata con Kenny, ha mangiato tutto, si è proprio fregato. Perché sto Big Jim c'aveva sto movimento così, te gli spingevi nella schiena e lui faceva così. I più grandi se lo ricordano. Te gli spingevi nella schiena e lui faceva così. Che ci ho messo 40 anni per capirlo, ho detto cazzo, la Barbie mi hanno fatto i buchi e uno si dovrà arrangiare nella vita, no? Facciamo una cosa fatta bene piano piano, che è quella cosa di dire chi sei, dove contattarti e come contattarti, chi allora, è. Allora, io sono in arte, quando anche mi vedrete camuffato, vestito da prodotto Occhio alla Spesa, vestito da Gigetto, che è uno dei miei personaggi che faccio spesso, vestito da bambino, col cappellino, sono sempre Augusto Cottini. È sempre lui. Sempre Augusto Cottini. Ma come si contatta Augusto Cottini? Potete andare su Facebook, io ho la mia pagina come Augusto Cottini, ho il mio gruppo Fans Club, Augusto Cottini Fans Club, originalissimo, e quindi potete contattare, entrare, parlare
contattare di con pure me. L'email, visto che ci siamo. L'email è augusto.cottini@libero.it. Quindi visto che ha parlato di Facebook, pure noi di Fannimoon ci abbiamo lì, Fannimoon certo. Facebook. Quindi di l'indirizzo tuo. Vabbè, c'è scritto www.fannimoon.it, comunque su Facebook. Faremo amicizia, ci scambieremo. Già siamo amici. Già è fatto. Già mi stai simpatico, più lei, però. Chissà perché. Cottini. Con lei non mi conta, Cottini. Contattatelo se vi è piaciuto e contattate noi se anche voi pensate di essere bravo o anche più bravo di Augusto, quindi scriveteci e chiamateci. Come fai? Non si può essere più bravi. Vabbè, vedremo, insomma, apriamo le sfide, 333-333-8693 oppure www.fannymoon.it. Augusto, rendimi orgoglione in questo senso, perché a proposito, prima che dico quella cosa importante, finalmente un comico, ma ti è piaciuto o no? Sì, mi è piaciuto. Tu sei fidanzato. Fidanzato, però sì. Dopo un po' poi ce l'ho dietro la telecamera, quindi ci fa ammazzo così. Beh, salutiamola, ciao amore. Ciao amore, ciao Sara. Ma le donne come le conquisti? Come le conquisti? Con la bellezza no. Coi soldi neanche, forse con un po' di simpatia sì, Ma sì, ma che c'è? Perché le donne da adesso ci hanno bisogno di ride. Bravo. Già quando mi tolgo i pantaloni è tutta una risata, guarda. Stiamo tutti così, non ti preoccupare, tutti sulla stessa barca, certo. Si chiama Titanic. Bene, sì. Fannimoon è veramente tutto? Gabbisci. Bravo, Cottini ha gabbisciuto. Gabbisci a me. E dai, Gesù. Io sono la boutique della frutta e della verdura. Per me la mattina è dura, insomma, alle 4 della mattina andà là, metti a posto tutti gli abbinamenti tra frutta e verdura e metti i piselli vicino alle patate, però mi si abbassa il finocchio, mi si alza la fava, è dura! Sono cose dure, te traumatizzano! I clienti che entrano dentro, a Romale! Quanti fai i fichi? 5 euro al chilo, e li caghi e al giorno dopo, non ti preoccupare, li fai tutti.